meglio alla figura di Tano D'Amico, perché io insieme a molti altri lo considero un maestro. E in quanto maestro l'abbiamo chiamato a trattare delle fotografie del primo maggio di un altro maestro, di un maestro più del secolo scorso. Qui nel libro Storia essenziale della fotografia, gli studenti lo sanno, c'è un paragrafo dedicato a Tano in cui si accenna alla sua specificità, alla sua particolarità. Allora, vorrei, siamo già sentiti un attimo su questo, che lui ci parlasse delle fotografie del primo maggio del Conte Primoli, che sono, ecco, affrontasse il Conte Primoli Allora, poi lui fa la sua spiegazione e poi voi, ognuno di voi potrà fare le domande che ritiene opportune. Grazie. Buonasera, io ringrazio per l'invito, ringrazio Diego per le parole sempre immeritate che mi rivolge e parleremo quindi del Conte Primoli. Il Conte Primoli, una figura complessa. Io mi sono imbattuto in lui quando ero giovane. Siamo nei primi anni 70 e c'era, perché era uscito da non molto tempo da Einaudi, un libro che riguardava il Conte Primoli. Lo vidi e lo apprezzai molto, dirò perché, e poi vidi quasi in contemporanea, che erano venute le Giunte Rosse a Roma, a Palazzo Braschi, una mostra sul periodo del Conte Primoli, La Belle Epoca. Sul periodo del Conte Primoli e i rapporti col mondo di Florio, questa grande famiglia, adesso c'è un romanzo che furoreggia, questa grande famiglia estinta di Florio. Estinta la famiglia, estinto anche il ceto, con la civiltà che si portava dietro questo ceto, con i pregi, con i difetti, i Florio si sono estinti e i loro amici, parenti di vario grado, anche perché si mettevano nelle mani di un medico molto famoso all'epoca, che curava le depressioni, le defaianza in un modo che è criminale, con la cocaina, con l'eroina, cioè queste cose. Quindi queste persone, cioè, ha istinto un ceto, di fatto questo signore che aveva successo, io dico, che aveva successo queste cose, ha istinto un ceto. Ma non ci riguarda, io parlerei del Conte Primoli. Allora, il Conte Primoli è della mostra, appunto, in cui il Conte Primoli compariva mutilato, si toglieva quella dimensione al Conte Primoli, quella dimensione che me l'aveva fatto amare. Io forse amo le immagini che mi fanno pensare, riflettere. Il Conte Primoli, unendo la sua vita, quello che si sapeva della sua vita, alle sue immagini, tutte le volte, cioè c'è qualcosa di amaro ma cercato, ecco, di amaro ma cercato quando penso a lui. E lo penso anche come una persona a disagio. Guardando
anche qui nell'archivio le sue immagini, quello che mi è venuto, ciò che mi ha commosso vedere, che non si vede nei libri che parlano di lui, è una specie di cartone da cantastorie che lui si è fatto con le immagini del primo maggio. Ora, perché, io mi chiedo, lui si è fatto, ha sentito il bisogno di farsi un cartone da cantastorie come quelli che ha al sud? Come mai? E io me l'immagino che nei suoi pranzi con gli invitati lui abbia tentato di richiamare la loro attenzione su questo tema che vedremo, che non è solo il tema del primo maggio, è il tema della cultura in generale, in cui lui, il suo secolo e anche quello che, in cui abbiamo vissuto noi, è immerso. Che lui si deve essere accolto, lui, seguendo la linea delle immagini e vedendo le sue foto, lui ha cercato la bellezza a Roma, Venezia, queste cose, e poi vediamo che ha cercato la bellezza delle persone, di un certo tipo di persona che non compare nella grande storia. E vediamo come lui va per i mercati e si sofferma su delle scene di vita, si sofferma sulle scene di tenerezza, cioè molta attenzione si vede su come vengono trattati i bambini. In un primo maggio si vede un padre che quasi lascia il palco del primo maggio con un bambino, con una bambina in braccio, come a dire al bambino scappa la pipì e quindi lui scende dal palco. Era molto attento a queste cose. Che cosa aveva visto il Conte prima? Che la cultura in cui lui era immerso tagliava fuori interi ceti. Ma non solo questo, che la cultura in cui era immerso, di cui lui era partecipe, era costruita in modo da tagliare fuori. Era costruita in modo per tagliare fuori alcuni ceti, i ceti che dovevano lavorare con le mani. A Roma c'erano gli edili, c'erano i lavoratori delle fornaci, che erano delle categorie, dei ceti, ecco, parliamo di ceti, molto vivaci, molto vivaci. Ancora io mi imbatto, che sono vecchio, quando parlo con delle persone, queste cose, per esempio noi sentiamo parlare della marcia su Roma, è vero, di questa marcia inarrestabile che ci viene detto è stata la marcia su Roma, e poi si vede che non era tanto inarrestabile, era stata fermata in via Candia dai lavoratori delle fornaci, poi che compariranno poi anche in un articolo che messi sugli archivi, ma poi allora era stata fermata a San Lota, un'altra colonna era stata fermata sulla Tiburtina dagli operai che vivevano in quel quartiere, il quartiere che ora è dell'università. Erano state, quindi erano ceti vivaci, solo che erano ceti evitati da tutti perché per esempio perché noi siamo come Italia un paese molto particolare, siamo eredi della cultura classica, eredi degli antichi romani, degli antichi greci, eredi degli antichi romani, e questo è il cartone del concetto di Roma. Eredi del concetto, una cultura, cioè
quelli che hanno fatto il classico, che all'università poi hanno studiato queste cose, che cosa succede? Che sono delle culture avvincenti. A prima vista sono bellissime, dolcissime, crescendo e misurandoci con la vita, io anche come uomo che lavorava con le immagini, quindi anche nei conflitti, nelle guerre, mi accorsi che la cultura che mi portavo dietro non strideva con le guerre, col genocidio, con la violenza, e non strideva nemmeno con la morte. Cioè, come dire, la vita è che tu devi tentare di sopraffare gli altri e quindi non devi metterti paura della morte altrui, e se capita eventualmente anche della tua, ma soprattutto della morte altrui. E io, quando scattò in me questa cosa, era che vedevo un sopruso, l'ennesimo sopruso del medio, lo guardavo, del Medio Oriente, alcuni uomini armati, tanti, che umiliavano un pezzo di popolo, un pezzo di popolo. Avevo un collega a fianco, un collega di Vienna, e lo guardai, sai, ma senza parlare, come dire, ma ti sembra normale? Ti sembra normale? E lui mi ha guardato e, intuendo la mia domanda, perché si vede che era con gli occhi, era un po' esplicita, dice, beh, ma hanno perso. Cioè, quelli che vengono trattati male hanno perso. A me sembrava di essere in un basso rilievo assiro, nemmeno romano, assiro. E poi il basso romani, certe scene, ma hanno perso. Ora, io penso, vedendo il lavoro del Conte Brimolo, che anche lui si è chiesto che la cultura fine di cui lui era figlio, la cultura francese, la dolcezza della cultura francese, scava, grande sangue, quella che conosciamo, no? Il sangue del 48, del 1848, poi il sangue della Comune, il sangue della, a parte quella della Rivoluzione Francese, il sangue della Comune, eccetera. E una volta che mi portava in giro un amico per Parigi, e io ho chiesto, ma dove hanno messo tutti i morti della Comune? Perché per quelli che li hanno fatti fuori, per i vincitori, i morti sono 20.000, 22.000, 23.000, ma bisogna moltiplicarli almeno per tre, cioè, perché chi uccide poi si tiene molto leggero. Io ho detto 60.000 morti, 60-70.000 morti, ma dov'è che li hanno messi? E lui ha fatto un gesto con la mano, come dire, per sotto, cioè perché i comunardi avevano fatto delle barricate, quindi avevano scavato e selciato, e non potendo trovare un posto così grande per 60, cioè venivano sepolti anche nelle strade, nelle piazze di Parigi. Allora qui un altro amico mio, quando io gli dico, che conosce Parigi, e ti dico, io vorrei fare un giro per Parigi con te, stare un periodo con te a Parigi, e lui mi dice, Parigi urla, come dire, è inutile che tu vai in giro con una guida, e lei Parigi che urla, cioè quando noi pensiamo a Parigi, il fascino che ha per tutti Parigi, c'è una parte di noi che è là sotto, di noi tutti, infatti, e questi quelli che sono là sotto hanno messo in campo una cultura per cui sono stati uccisi, ma così bella che ancora vanno a vedere, noi andiamo a vedere quello che è rimasto, come i borghesi del tempo
dei borghesi della Belle Époque che andavano alla Moulin Rouge, eccetera, andavano a vedere le musiche di Offenbach, il cantant, cioè andavano a vedere quello che era il rimasto della cultura che avevano fatto quei ceti. Una cultura così amabile che scomparse loro, che possiamo vedere anche nei quadri degli impressionisti che ci rubano l'anima. Tutto per parlare, perché vogliono... No, vogliamo vedere le fotografie del primo maggio e tutti i colleghi poi a queste fotografie e facciamo anche una visitazione delle tue fotografie. Io la facevo la visitazione delle mie per ora vediamo quelle del Conte Primoli. Forse bisogna cambiare un po' la luce per vedere meglio le fotografie. Sì, sono prima un po' di... Se noi pensiamo al Conte Primoli con il suo 3D, questa cosa, che cosa andava a cercare? Se noi lo vediamo tutti le secondo me lui si è reso conto, si rendeva conto proprio cercando le sue immagini, perché vediamo come arriva il suo interesse per il primo maggio. Vediamo che dalle immagini di Roma, dei monumenti, dei palazzi di Roma, di Venezia e di altre città, lui piano piano si rende conto che la bellezza, forse la bellezza che cercava lui, non è quella. E allora che cosa fa? Comincia andando nel sud del Lazio, ma non solo nel sud, perché c'è anche... Lui che cosa cerca? Cerca appunto, cioè si rende conto che la bellezza che gli viene proposta, quella del Medioevo, del Rinascimento, del nostro paese, della sua epoca, eccetera, non basta. È una bellezza incompleta. A questa bellezza mancano delle cose. Manca la bellezza dei ceti, appunto, che non compaiono nella storia. E forse proprio solo quei ceti, soprattutto quei ceti, sono portatori della vera bellezza del mondo. Ora, quello che per il Conte Primo, le cose che penso, sono i pensieri che Caravaggio ha fatto andando in giro per Roma. Si è accorto che la bellezza era proprio quella che si portavano dietro gli ultimi, perché, e questo è un pensiero mio, perché gli ultimi sono quelli che non possono rinunciare a questa bellezza. Vi spiego, la bellezza ce l'hanno tutti, ma quelli che se lo possono permettere si accorgono che la bellezza ha un peso, perché la bellezza vuol dire, è anche fatta di generosità, di partecipazione, cioè non è per citare Gaber, ma proprio la bellezza, una... mangiare, fare un bel pranzo, anche parco, però col vino, eccetera, sapendo che nell'appartamento a fianco c'è una famiglia che non mangia, non è bellezza, no? Cioè proprio ti rimane sul gozzo quello che devi mangiare. E così anche per molti altri aspetti, anche per la bellezza femminile che è commovente, eccetera, per la bellezza della musica. Ora, per questo io anche ieri, venendo qui, citavo un verso che mi sconvolse quando negli anni del liceo. Era un verso di quei lirici che erano autori di canzonette nell'antica Grecia.
e come si fa ora, quando è che si seppelliva una persona cara, si incideva su un coccio, si incidevano delle parole, un pensiero, un ricordo, e tante volte si incideva il verso di una canzone. E che sono arrivati a noi. E uno di questi autori di canzonette, in un suo verso, scrive: a me non dà pace il suono dolce del flauto, perché mi ricorda ogni cosa distrutta. Ecco, questo anche al contempo. Lui si accorge ogni cosa, cioè lui ha aperto gli occhi su quell'umanità frantumata che non andava a scuola, che lavorava fin da bambino, che si ammalava e che moriva. Molto interesse ha per la campagna romana, come gli artisti dell'epoca, come gli artisti e certi maestri, certe maestre dell'epoca. Gli artisti, proprio negli anni del Conte Primoli, il designer, un grande designer, pittore, designer, che cosa fece? Fece una specie di cattedra, armadio, deposito, con le ruote, che i maestri si potevano portare nella campagna romana e fare lezione ai bambini che pascolavano le pecore, le mucche, oppure che scavavano i canali, preda della malaria, eccetera. E avevano fatto un alfabeto diverso, che era proprio, si vede che avevano fatto studi sull'alfabeto, sulla A, che era il muso della mucca, con le cornine, quando è che capovolta. Ecco, e Primoli, secondo me, perché andava nella campagna romana con tante zanzare, eh? Perché doveva andare nella campagna romana col fango? Cioè, cercava in un modo confuso, nella nebulosa confusa che doveva avere in mente, cercava qualcosa che nel suo ambiente e altrove era continuamente rimosso. E secondo me il Conte Primoli si accorgeva che la cultura del nostro paese, esattamente come quella della Francia, si basa su tanti rimossi. E i rimossi prima o poi producono guai, cioè non è vero che chiudere gli occhi, chiudere parti del proprio cervello, della propria memoria, che scotomizzare periodi interi della storia porti bene e faccia vivere. Il Conte Primoli è proprio un esempio che il rimosso gli viene fuori. Ora, io non ho le prove, cioè perché lui non scrive certe cose, ma bisogna dire che non le ho scritte nemmeno io per tanto tempo, perché mi mettevo paura, perché ha detto io scrivo solo da un certo periodo in poi. Prima avevo paura anche a prendere un appunto, i numeri di telefono, i miei pensieri più intimi non li ho mai espressi. Scrivevo di mille cose, ma mai dei miei pensieri più intimi. Perché? Perché potevano portarmi a essere condannato io o condannare qualche amico, qualche amica. Era un periodo che abbiamo dimenticato tutti. Io mi sono formato su queste cose, i miei primi lavori erano fatti in Grecia, in Spagna, dove non dovevi dire niente, non dovevi scrivere niente, non potevi parlare, paesi preda di dittature feroci, e anche qui non andava molto meglio. Un critico, che non è Diego, scrisse in un modo aperto qualche anno fa: se Tano avesse detto con le parole quello che ha detto con le immagini,
nella migliore delle ipotesi sarebbe finito in manicomio, nella peggiore in carcere. No? Ed è vero, io devo dire che è vero, delle persone sono finite in carcere per molto meno, cioè per avere avanzato dei giudizi, dei pareri molto meno netti di quelli che si vedono nelle mie immagini. E per questo il Conte Primoli, secondo me, si è rivolto anche lui all'immagine. E vediamo questa prima immagine, che cosa cerca il Conte Primoli. La bellezza del mettersi insieme, l'aveva cercata nei mercati, l'aveva cercata nei paesi del sud del Lazio, e si era spinto appunto per cosa? Per cercare il particolar modo di mettersi insieme di certi ceti, che tante volte è molto più fine dei grandi bagni di porte. E ha visto che gli mancava qualche cosa, cioè quello che lui cerca nel primo maggio è la bellezza del mettersi insieme quando ci si oppone al sopruso. Il comporsi per, in primo luogo, alzarsi in piedi e poi il comporsi per tentare, proprio con i propri gesti, con le forme che lancia il proprio corpo mettendosi insieme agli altri, che cos'erano le manifestazioni del primo maggio? Un manifestarsi. Cioè fare vedere che si può fare, che si può mettersi insieme, comporsi e mostrare a tutti, componendosi, addirittura che si può vivere in un modo diverso. Portandosi dietro, qui non si vedono, si vedono in altre immagini, anche i bambini piccoli. Cioè, come dire, esistono ore, esistono giorni in cui nessuno deve sentirsi escluso e tutti vengono accolti, gli uni dagli altri. E vedeva Primoli che il primo maggio a Roma era una delle più alte forme di civiltà. Com'è che si misura una civiltà? Noi abbiamo alcuni, dicevo, si vede dalle carceri, che è vero, si vede dalle scuole, che è verissimo, però si vede da come le persone stanno insieme, si vede da come le persone si compongono insieme. Io vedo, almeno nella mia vita, io ho visto che i periodi di civiltà altissima che ho vissuto sono quelli in cui nessuno veniva escluso. Per esempio, nelle feste, nei giorni comandati e no, in cui nessuno veniva escluso. C'era posto anche per i bambini piccoli, c'era posto anche per il portatore di handicap e c'era posto anche, bisogna dire, che venivano per gli animali randagi. Cioè nessuno veniva escluso, nemmeno le persone con palesi turbe mentali che capivano che lì potevano essere accolte ed erano accolte. E poi c'erano delle persone che partecipavano a queste feste che di lavoro erano le persone che si occupavano degli svantaggiati, dei malati. E allora non è che li abbandonavano per venire alla festa, se li portavano e stavano molto bene. E anche qui ognuno portava da mangiare. Anche questo cerca Primoli nelle immagini del sud del Lazio, questo modo corale di mangiare e di bere. Ma tenterei di leggere le immagini. Ecco,
in questo appunto si vede come con i ragazzini edili, soprattutto edili con gli abiti della festa, con la camicia bianca, con i bambini che marciano accanto con il loro stendardo, con la bandiera che deve essere rossa perché compare nera, e coprivano il percorso da San Giovanni all'altra basilica, a quella di Santa Croce in Gerusalemme. E vediamo il vuoto, si fa il vuoto intorno, non ci sono passanti, non c'è il traffico. E il modo di comporsi, non lo so se voi avete in mente, Pellizza da Volpedo, Pellizza da Volpedo, la sua immagine del quarto stato, sembra che la cerchi anche Primo di Quarto, cioè delle persone che sono in marcia, cioè, chi conosce Pellizza sa che lui ha fatto diverse prove. Pellizza ha fatto diverse prove e ha usato il proprio paese come scenario, Volpedo come scenario. E lui era molto attratto dallo, io dico in un modo improprio, dallo sciamare delle persone insieme. E poi piano piano ha composto una folla che non è reale, perché ho potuto aver modo di vedere che lui ha fatto degli studi delle persone reali a grandezza, cioè ogni studio di persona è grande come una persona. E poi ha composto questi studi singoli di persone, li ha composto in modo di come aveva fatto degli altri studi, appunto, che descrivevano lo sciamare. E nel modo di comporsi in piedi, insieme si possono leggere i rapporti fra le persone. Si possono, chi è quello, ecco, che si può vedere qui. Chi è quello non che comanda, ma quello che guida. Cioè, è vero che c'è la democrazia, c'è anche, è vero che nei momenti poi bisogna vedere chi è che decide, chi dice andiamo di qua, se vengono i carabinieri con i cavalli andiamo di là. Ecco queste cose. E qui si vedono. E i bambini, quelli non è che contano meno, ma che devono essere pronti magari ad allontanarsi, che stanno ai lati. E si può leggere un'epoca nelle immagini, si può leggere anche l'ora dalle ombre delle persone. Il modo di comporsi insieme. Anche questa cosa, noi vediamo il palco. Noi abbiamo tante immagini di palchi di Primo Levi e vediamo anche lo spazio, l'attenzione che c'è per la persona che si distrae, cioè che invece di fare attenzione all'accordo che c'è sui palchi e guarda verso la gente. E qui c'è un signore che proprio si volta dall'altra parte, perché vede che lo spettacolo più importante non è che il suo interesse non è tanto quello di dosare il tempo dei vari interventi, delle varie forze che sono, compongono la manifestazione, ma è per le persone, per le persone che sono venute. Primoli mi ricorda in certe immagini come queste le immagini che fecero in modo che io mi sentissi chiamato a dare il mio apporto a quel fiume che si era messo in moto.
che cos'erano? Erano dei manifesti. Io avevo, potevo avere 24, 25 anni e vedevo dei manifesti strani che rappresentavano, per esempio, una entrata di fabbrica. E c'è tutto un fiume di persone che entra in fabbrica. E uno che si volta. E l'ultimo che si volta a guardare lo spettatore del manifesto, in quel caso io. Allora c'era un fiume di persone che entrava in una miniera, con l'ultimo che si volta. C'era un gruppo di persone che entrava a scuola, e l'ultimo che si volta. Come dire, manchi tu, sei tu che manchi. Io mi ricordo, ora senza fare romantico, che mi sentii chiamato e dissi, vabbè, arrivo. Una notte presi un treno e andai al primo conflitto a cui ho preso parte. Ecco, questo per dire, e anche questo rappresentare sempre primoli una persona o due persone che si voltano, come dire, tu mancavi. Ecco, qui vediamo un po' che le cose si fanno drammatiche, cioè vediamo che si presenta la polizia, in questo caso i carabinieri, che vediamo sullo sfondo con le bandoliere. Ecco, bisogna dire che hanno tolto le bandoliere ai carabinieri perché si sono accorti che servivano a fare delle belle immagini. Cioè il fatto che ci fossero queste linee bianche, eccetera, qualcuno si è accorto dopo un secolo, dice, oh, guardate che dobbiamo smettere qua e dobbiamo cambiare le divise perché aiutano molto i fotografi. E qui si vedono i carabinieri a cavallo e a piedi e le persone. Anche questo, come le persone vedono i carabinieri, l'arrivo della forza pubblica. E c'è qualcuno che si dilegua, c'è un ragazzo giovane che si dilegua, altri che li fronteggiano, come dire, anche questo entra nelle immagini. Che cos'è questo? E abbiamo visto l'attenzione e poi le due persone per bene che si vede che erano dentro ma non sono convinte, che si sbaglia, quelle proprio con la maglietta, con la cravatta, che hanno dei vestiti degni, eccetera, che scantonano. Ancora il palco. E vediamo come è affollato il palco di persone di tutti i tipi. Cioè, come dire, esistono delle persone che nella vita non parlano mai, che però il primo maggio o quando questi ceti si mettono insieme possono parlare e allora arrivano a fronte. E sono dai vestiti, si vede che si va dagli insegnanti, agli utopisti, eccetera, alle persone che indossano l'abito della festa che non indossano tutti i giorni. Sempre il palco, andiamo via. No, eccolo qua. Ecco, è qui. E vediamo come il fotografo è accolto. Ecco, questo mi ha colpito anche nella civiltà, cioè che cos'è una civiltà, ho tentato di abbozzarlo prima,
e per un fotografo occidentale anche come viene accolto lui, se viene aspettato, respinto, eccetera. Qui il conte Primoli, in quanto fotografo, perché chiaramente non è che tutti conoscevano il cervello di Conte, in quanto fotografo, da Primoli è accolto. Primoli è accolto. E si vedono le persone che lo guardano come si guarda un compagno di strada. Quindi anche questo è un po' importante. Cioè vuol dire che nelle movenze, negli atteggiamenti, il conte Primoli, almeno il primo maggio, poteva essere visto come un compagno di strada da certe persone. Anche qui, lo spazio che il conte Primo gli dà, perché si vede che le cerca, alle poche donne con le bambine che vengono lì, si vede che lui le cerca, dice guarda, qui c'è una donna con una bambina. Ecco, c'è un interesse da fotografo e da uomo nelle immagini del primo maggio, che mi fa riflettere molto. Una figura, quella del conte Primoli, che non è solo quella dell'amico degli intellettuali. Poi si vede la piazza, che tante volte è gremita, tante volte no, che vuol dire che era lì a diverse ore, cioè che c'è stato. Non è che ha fatto un passaggio, e lui c'è stato. E qui si vedono delle persone anche che sono venute, anche per il fazzolettino, per la pochette che hanno, eccetera, che possono essere un po' forse del ceto del conte Primoli, o che conoscevano il conte Primoli, infatti sono lì che lo guardano. Anche qui delle altre donne, e come il conte Primo, con lo sguardo esercitato che ha, lo sguardo esercitato dalle immagini di architettura, dalle immagini di mercato, guardiamo come compone le immagini, come fra due quinte, cioè hanno una musica le immagini del conte Primoli, che non sono di tutti. Cioè io vedo che un'immagine riesce se ha una sua musica, se non ha una sua musica, le immagini del conte Primoli hanno una sua musica, una loro musica. E qui si vede. E anche come lui è attento ai gesti, alle persone che si muovono. Qui c'è una madre che è andata a prendere un ragazzino, un ragazzo, anche sono scuri in volto perché si vede che sono delle persone che lavorano fuori. E, ecco, il conte Primoli era attento, quello che si dice attento alle persone. E anche qui, sempre lo stendardo, la bandiera rossa, e anche un'ora differente. C'è il corteo che parte, c'è il corteo che arriva, parte ma non si è composto come nella prima immagine che abbiamo visto. Parte, dobbiamo togliere queste cose sotto, ma insomma e anche l'atteggiamento delle persone. Guardiamo la terza persona, uno, due, tre, si vede la bandiera e davanti alla bandiera c'è un ragazzo, un giovane col volto da attore, anche lui ha il volto scuro, un edile con degli scarponi, e anche il gesto che fa, le mani in tasca,
queste cose, è un gesto colto, cioè nel senso raccolto, che il fotografo ha aspettato. Come si fa a cogliere certi gesti? Bisogna aspettare, bisogna, perché stai lì, lo sai che il gesto verrà, che il ragazzo ha il fisico del ruolo, ha il fisico del lavoratore nel primo maggio, ha il fisico del lavoratore che si riprende il suo tempo, si riprende il suo tempo, è fiero di prendersi, di riprendersi il tempo della sua vita, e fa capire che vorrebbe riprenderselo sempre. Una fila, un gruppo di uomini fieri, e poi se ne vedono altri qui nelle finestre, sotto gli archi, anche questo, i composti con una città come Roma. Il composto sembrano proprio, anche questo è un'immagine attesa, sembrano delle immagini da frontone. Ecco, anche qui esistono, ci sono delle persone che vanno lì perché sono spinte dalla sete di stare insieme, dalla fame di stare insieme, altre che vanno lì per vedere e altre che vengono per reprimere, e si vedono in fondo proprio per cancellare quello che succede, per cancellarlo calpestandoli sotto gli zoccoli dei propri cavalli. Ecco, come dire, sentiva prima che oltre a comporsi le persone, si componevano dei pensieri, delle istanze, delle domande che chi comandava, chi era al potere, voleva, tentava in tutti i modi di cancellare fisicamente. Di cancellare che cosa? Pensieri, nemmeno pensieri, abbozzi di pensieri che Primoli si sforza di cogliere. Come? Dalle membra delle persone, con le membra delle persone, dal modo di comporsi insieme. Era un modo di comporsi, e Primo lo sapeva, che non ci poteva essere senza delle domande comuni. Lui ci fa capire che esistevano delle domande comuni che affratellavano tutti. E anche qui, cioè, si vede un gruppo umano che si sfilaccia. Perché? Perché, come dire, è finito, il tempo è finito, e i carabinieri forse cominciavano la loro marcia per liberare la piazza.
Ecco, qui si vede la forza pubblica e le persone che ostentatamente si fermano sulle panchine per cosa? Forse per tirare in lungo fino a pranzo, come dire, noi vorremmo fermarci anche a pranzo, cioè per non fare la figura di scappare davanti alla forza pubblica. E a queste cose era attento prima. Cioè per questo io penso che prima, oppure qui, ecco, qui c'è qualcosa che si muove, c'è qualcosa che si muove. Anche i soldati all'ombra dei loro cavalli, carabinieri, il riposo di queste persone, San Giovanni con le sciabole sguainate, che vuol dire pronti alla carica. Ecco, anche questa cosa, che Primo si spostasse col suo treppiedi, perché capiva che la storia, il vento della storia, passava da piazza San Giovanni a Roma. E torniamo qui alle immagini, mi sembra, da cui siamo partiti. Siamo partiti. Vorrei vedere, vorrei mostrare anche un attimo il cartone. Allora, se accendiamo un po' la luce, questo è uno dei tanti cartoni che il Conte preparò. Era un cartone che comprava lui in una cartoleria del centro di Roma, e su questi cartoni attaccava i contatti. Questo vedete, il negativo che usava lui era in questo formato. Era arrivato. Questo è uno dei cartoni che è dedicato al Primo Maggio. Se volete avvicinarvi e lo volete vedere da vicino, è una cosa che... Ci sono centinaia di questi cartoni. Questo è particolare perché questa noi, lui aveva un'attenzione per tutto quello che fotografava veramente intensa. Veramente intensa, che non erano immagini fatte a caso. Sono immagini cercate, aspettate, come abbiamo visto dei movimenti di persone, quella specie di Sciuscià con la bandiera dietro che fa quel gesto di sofferenza con le mani in tasca, eccetera. Sono immagini attese che se non le aspetti non le vedi. Che cosa pensava il Conte Primoli? Che la novità, pensava il Conte Primoli, che la novità, la civiltà, la storia, non è che si presenta come un vassoio imbandito già belle fatto. Sapeva il Conte Primoli l'anno di questa è il signore che lo sa. 1891, quindi noi dobbiamo collegarlo a tutto quello che è capitato dietro prima e quello che capiterà dopo. Allora, che cosa succede? Il Conte Primo li vede che sono anni di particolare intensità. Questi sono anni di particolare intensità. Che vuol dire? Cioè lui sentiva soffiare un vento che porterà poi a grandi modi e porterà all'omicidio di un re nel Novecento, proprio ammazzano un re perché il re aveva ordinato il fuoco sulla folla. Quando la folla si solleva a Milano e in altre città proprio perché non ce la fa più a
comprare il pane, il re ordina ai generali di aprire il fuoco sulla folla anche con i cannoni, e chiaramente strage. In questa strage, come ha detto ieri, si vede questo, che gli uccisi di queste stragi trovano la simpatia degli uomini e delle donne che lavoravano con le immagini. Non trovano la simpatia degli uomini che lavoravano con la parola scritta. Noi vediamo che D'Annunzio, che i poeti dell'epoca, anche Verga, insultano i morti, perché dicono: voi avete obbligato i generali a aprire il fuoco, quindi a sporcare, c'è D'Annunzio che dice, a sporcare i marmi di Firenze col vostro sangue. Cioè, ecco, noi abbiamo una cultura, i nostri intellettuali, e qui io cito Sciascia, che dice che esistono dei paesi come la Spagna, in cui tutti sanno che gli intellettuali stanno con il popolo. Infatti al tempo della guerra civile García Lorca è stato ucciso perché in un posto di blocco ha detto: che lavoro fai? E lui ha detto: il poeta. Non va bene, i poeti è chiaro che stanno con il popolo, e lui ha supplicato, dice: no, conosco delle persone importanti, cioè è passato un giorno o due, ma lo hanno ucciso. Cioè, nel senso che esistono dei paesi, Picasso non è tornato in Spagna a tempo della guerra civile perché sapeva che l'avrebbero ucciso, ma senza chiedergli: ma sei di destra, di sinistra, che lavoro fai? Pittore, devi solo morire, cioè, perché vuol dire che stai con il popolo. Da noi purtroppo, forse per la differenza a cui ho accennato prima, è un fatto che gli intellettuali sono stati, io spero che non lo siano più, sempre con il potere. Se noi pensiamo al fascismo e ancora prima, sono stati col popolo solo nelle poche ore della storia, ore in cui il popolo ha vinto. Nelle cinque giornate di Milano, la quinta giornata sono arrivati gli intellettuali, perché sapevano che forse il popolo vinceva. Quindi, ecco, infatti c'era un modo di dire: gli intellettuali della quinta giornata, cioè quelli che arrivano solo quando... Io oserei dire che il Conte Primoli è un intellettuale di prima che incominciassero le giornate, che aspettava le giornate, non era della quinta giornata, e si vedono gli sguardi di intesa che queste immagini sono verso le persone che scendono in piazza, che non c'è diffidenza. Non li vede come mostri, e nemmeno loro vedono il Conte Primoli come un intruso, un nobile che va lì, un conte, no. Sono, il primo maggio, sono compagni di strada. Io penso di aver fatto vedere come viene guardato, come viene visto, e come lui guarda quegli uomini e quelle poche donne che scendevano in piazza. Io vorrei che gli studenti, quelli che sono i miei studenti qui, prendessero nota di questa frase bellissima che ha detto Paolo. Conte Primoli è un intellettuale di prima che cominciassero. È bellissima questa espressione, cercherò di utilizzarla. E, del resto basta leggere le cose che ha scritto Conte Primoli per vedere che è come lui fosse una mente veramente libera, che è cresciuto insieme ai più grandi intellettuali francesi e italiani di quell'epoca. Parsi di... anche se lui è cresciuto con questi intellettuali nel salotto della Zinia, che è la nipote di Napoleone, la principessa Matilde,
dove lui ha conosciuto ogni tipo di intellettuale. E lui, da Flaubert, Maupassant e via dicendo, e che erano di destra, di sinistra, e lui non si faceva, diciamo, non faceva distinzioni su questo. Bisogna dire che il suo amore per Maupassant, che ora Maupassant poteva essere tutto quello che vogliamo, simpatico, ma i suoi racconti parlano chiaro. Lui è stato un intellettuale che è stato con il popolo, cioè questa è la cosa, cioè poteva farsi bello, ma lui per fare sempre una brutta figura ai tedeschi e alla destra. Era un intellettuale del popolo, perché la sua vita era molto popolare. Già a partire la mattina si svegliava e andava a fare nuoto nella Senna alle 7 del mattino, e puliva la barca, metteva tutte le cose. Scriveva un tanto al giorno per essere pagato, ma meno male che non aveva soldi, quindi che doveva scrivere. Dice una battuta al Conte Primo. Che il Conte Primo, un giorno prima che lui venisse ricoverato, come sapete lui è morto giovanissimo, quarantenne, nel 93 di sifilide, il Conte Primo un giorno lo accompagnò a casa, a Parigi, e lui disse: ho l'impressione che lì dentro, nella stanza, nella casa, ci sia un altro che scrive. Che ci sono io e c'è lui che scrive, e lui scrive sempre. Era una particolare psicologia, cioè di questo che ha scritto tantissimo. E ha vissuto tantissimo, e spesso ha vissuto una vita non proprio come noi, insomma. Un povero uomo anche lui. Aveva delle debolezze, aveva delle grandi debolezze, però aveva la grandezza dello scrittore grande, di cui Primoli era grandissimo amico. Ma Primoli era grandissimo amico di tanti altri scrittori, era generoso perché faceva prestiti, tutti questi, Verga, D'Annunzio, hanno avuto ricevuto dei prestiti senza interesse. Firmando una ricevuta, si sono ricevute di questi signori, che lui li faceva pagare, cioè restituiva i soldi, li restituiva, ma lui era di una grandissima generosità, in questo. E poi non dimentichiamo di una cosa: c'è una stanza in questo palazzo che è una specie di, santorum, una stanza dove sono contenuti i libri di Stendhal. Lui era un grande stendhaliano, e ha comprato dei libri di Stendhal, con gli appunti di Stendhal, delle cose assolutamente preziose, rarissime, meravigliose. Ecco, e ha scritto anche un libro in cui parla di una rivisitazione di Roma sulle tracce di Stendhal, perché Stendhal fece un libretto Le passeggiate, le passeggiate romane. Ecco, era una persona che era nato per sua fortuna ricco, però non faceva pesare la sua ricchezza, non faceva pesare la sua cosa, la sua origine, diciamo così, veniva da Napoleone, ecco, non è che era... che veniva da... Ed era parente di Napoleone III. Era parente di Napoleone I. Insomma, e qui, in questo palazzo, c'è il Museo Napoleonico, che è un museo che è nato perché il Conte regalò questi locali al municipio di Roma, e disse: a condizione che fate il museo napoleonico. E la roba che sta dentro il museo napoleonico non è che l'ha trovata, l'ha comprata il comune di Roma, gliel'ha data
erano i beni di famiglia. Erano cose di famiglia, ci sono delle cose meravigliose qui. Dovremmo conoscere meglio questa figura del conte Figli, eccetera. Ora, lasciamo, vedo che nel libro gli studenti sanno che la figura, ci sono poche cose scritte del conte Vimole, ma quelle le devono sapere. Essendo mezza pagina, che volete, non si faccia un'idea sulla mezza pagina. Ma lasciamo qui le cose del conte Vimole e parliamo adesso delle foto che Tano ha fatto su manifestazioni simili a quelle del conte, simili a quelle del conte Vimole. E ci dirà qualche cosa, perché non è che abbiamo chiamato, io non ho chiamato Tano perché è famoso, perché qua, ma perché c'ha una vicinanza di spirito, d'animo col conte Vimole. No, per certi aspetti, no, che conte, per carità, non ti voglio mettere nei posticci, no? No, il conte ha una sua individualità, perché non ha bisogno di lui. Ma certo, e tu non hai bisogno di lui, insomma, va bene. No, che io non abbia bisogno di lui non è proprio vero. Lui è sempre così complimentoso. No, non è vero, infatti c'è sempre nelle interviste che qualcuno mi fa sempre la domanda: a quale delle tue immagini sei più affezionato? Io mi trovo sempre in difficoltà a dire che io non amo tanto le mie immagini, per un semplice motivo, perché le mie immagini mi rispecchiano nel modo più completo e non sono una di quelle persone che si ama. Amo molto di più, amo molto di più le persone che hanno fatto in modo che io sia come sono. E allora tra queste persone c'è anche il conte. Vuol dire perché l'ha detto persone che lo dice adesso, l'ha detto diverse volte e ama le altre immagini perché le ritiene più belle. Che mi hanno formato, io amo di più le immagini che mi hanno formato, cioè io penso ormai che sono vecchio, che devo morire, no? Che devo morire. E ho paura, cioè, ho paura, penso come tutti, almeno io ce l'ho. E che cos'è? E penso che sarà tremendamente dura, no? Cioè quel momento in cui si muore. Allora, devo dire che non penso che vengano a farmi compagnia le mie immagini. Proprio no, come dire, oddio, vieni tu che mi fai compagnia, cioè siamo nella follia. Io spero che vengano a tenermi la mano le immagini di Giuge Smith. Anche il conte Vimole, cioè tutte queste persone, anche pittori, scultori, ma fotografi anche che li sento più vicini, Nadar anche lui. Sarebbe troppa confusione tutti questi che vogliono tenere la mano. Ma la confusione è dimentico che devo morire e muoio in pace senza paura, hai capito? Fa benissimo. Vorrei appunto questo. Vediamo alcune foto di me. Allora, alcune foto che io avrei scelto, ma soprattutto una, che è questa per i ragazzi e per le ragazze che vanno a scuola. Allora, io volevo dire che questa è una delle mie immagini che non è mai apparsa su un giornale, soprattutto su un grande giornale, mai apparsa. È apparsa su volantini piccoli delle femministe dell'epoca, che per alcuni anni le attaccavano ai muri negli anniversari di un episodio tragico che fu
quello dell'omicidio di una ragazza di 19 anni. Però devo dire che io amo le immagini perché forse a differenza della parola scritta, anche se sono delle immagini attaccate male su un muro, riprodotte male con un ciclostile che fa vedere tutto come in una televisione di prima, quindi in bianco e nero, quando è che si guastavano, e allora c'era come la neve, come se nevicasse. Ecco, allora quando questa immagine apparve per la prima volta su volantini attaccati al muro, bisogna dire che un critico dell'epoca, non l'ultimo, scrisse un pezzo su questa immagine e disse: sembra il teatro greco. E spiega perché. Sembra il teatro greco. Perché? Perché in fondo c'è il coro, come nel teatro greco, che c'è il coro che scandisce. Per esempio, siamo a Troia, l'ultimo anno di guerra, cose, queste cose. Allora, e che fa capire agli spettatori dove siamo e che cosa capita e quando. E poi vediamo che gli attori ci vengono incontro. In questo caso sono attrici, con la maschera della tragedia. Punto. Poi aggiunge, solo che non hanno la maschera. Anche questo che fa riflettere su quelli che hanno inventato il teatro, che hanno inventato le maschere. Cioè non è che un giorno si sono messi intorno a un tavolo e hanno detto ora inventiamo il teatro. Hanno guardato la realtà e nello sforzo di raccontarla, cioè di riprodurla a comando, sempre hanno inventato il teatro. E anche questo. Allora, qui dice le attrici. Allora noi pensiamo a un lavoro che è quello dell'attore, quello dell'attrice, che se fatto bene è un lavoro che viene da molto lontano. Io quando mi capita di fare degli interventi su questo tema, dopo faccio vedere il fotogramma con Anna Magnani che in Roma, città aperta, urla e cade perché le sparano addosso. Urla e cade. Bisogna dire che Anna Magnani ha copiato dalle donne che si muovono piene di angoscia, oppresse dall'angoscia, ha copiato dagli angoli delle loro membra. E faccio vedere anche un basso rilievo romano che c'è a Roma, in cui una donna tenta di sottrarsi allo stupro dei soldati romani. Ed è così, perché tenta di defilarsi in un momento che si distraggono i suoi carnefici, tenta di defilarsi. Allora quegli artisti che descrivono questa cosa, che si vede che parteggiano per lei, dagli angoli delle membra, delle braccia, e poi sembra che quando le donne sono in mezzo ai guai, anche in Roma, città aperta, si sollevi un vento. Io ho visto questo, se noi vediamo le immagini, che tira indietro i loro capelli. Come anche qui, allora ne scopre il volto, lo fa leggere di più, perché non hanno i capelli davanti queste donne. Come, perché Anna Magnani, che aveva quella criniera nera, ce l'ha proprio indietro, eccetera. Si vede che l'universo, che è attento a queste cose, proprio dice no, almeno dovete avere
dovete avere la dignità di belle immagini, e ci deve essere qualche imbecille che le deve fare e deve avere un po' il terreno. Però questo critico non si ferma a sembra il teatro greco e descrive e fa i complimenti a queste donne e dice solo che non hanno la maschera. Quindi i loro volti sono composti come le maschere della tragedia. Dice sembrano anche le donne di Niccolò dell'Arca. Allora, parentesi, anch'io quando l'ho letto ho detto andiamo, sì, sapevo, girando per Bologna avevo visto il compianto di Niccolò dell'Arca. Però sono andato, chi era questo? Uno scultore che aveva avuto la disgrazia di fare una bellissima arca per un santo che non mi ricordo più, forse San Tommaso, addirittura San Tommaso, ma l'ha fatta così bene che per tutta la vita è stato oppresso da questa cosa. Niccolò che ha fatto l'arca, perché era un'arca molto particolare, cioè. E a me è molto simpatico perché lui scolpiva, l'arca l'ha fatta in pietra, in marmo, ma scolpiva perché si vede nella pianura padana, è difficile fare venire il marmo, scolpiva con la creta, con la terracotta, e ha fatto un compianto di terracotta che ha messo nel mercato, aveva messo nel mercato di Bologna. Aveva messo, allora che cos'è il compianto? È che tolgono Cristo dalla croce, lo stendono per terra e allora si sparge la voce e le donne accorrono, accorre Maria, accorre. Allora come queste hanno le vesti e i capelli indietro e sembra proprio le donne di Niccolò dell'Arca, sia perché le vesti tendono, sia appunto per gli angoli delle membra, sia, e sia anche per il tipo di donna. Chi erano le donne che stavano nel mercato? Chi erano le donne che hanno fatto da modelle a Niccolò dell'Arca? Questa è leggenda, però è storia che c'era questo. Sempre i matrimoni servivano a vendere e comprare le proprie figlie, no? Cioè, la dote, poi questo, cioè c'era una specie di compravendita delle ragazze da marito e molte ragazze, alcune ragazze, rifiutavano di essere comprate e vendute. E avevano due modi per evitarlo. Uno, farsi monaca, andare in un monastero, bussare e dice prendetemi perché se no mi vendono e comprano. L'altro era andare nel mercato di Bologna e urlare e fare la pazza. Allora il prezzo capiva, cioè se sei pubblicamente pazza. E quindi non trovi più nessuno che ti compri, meno male, avranno detto loro, meno male. E allora io penso che la leggenda non è molto lontana dal tipo di donna che qui vediamo, le femministe di quasi mezzo secolo fa, che non volevano essere comprate e vendute. Ecco, questo per dire che non si possa, io penso, fare delle belle immagini senza che ti aiutino quelli che le hanno fatte prima. Debbono venire quelli che hanno fatto delle immagini prima a dirti, a farti, a indicarti qual è la tua immagine. Io questo ho tentato parlando con i miei colleghi giovani, prima quelli della mia età, di spiegarlo, di dirlo, che ognuno si deve trovare la sua immagine, perché in ogni persona, in ogni avvenimento, non è che si trova spiattellato il significato dell'avvenimento, il carattere della persona,
la macchina è stupida, non capisce il senso di quello che vede. Allora bisogna che il fotografo si prepari, perché poi, in un modo inconscio, ricordi il teatro greco e Niccolò Dell'Acqua, cioè che lo hanno aiutato a fare un'immagine diversa, che non c'è. Ora, questa immagine mi è molto cara perché, ripeto, non è mai apparsa su nessun giornale, ma è una delle mie poche immagini che è rimasta esposta per 6 mesi, per me è un periodo grandioso, che mi fa, quando ho delle crisi di fallimento, penso di sì, però qualche tua immagine è stata esposta accanto alle immagini di Hopper. Hopper è uno dei pittori che io amo di più, e questa immagine, bisogna dire, mai apparsa su nessun giornale, mi è stata chiesta per essere esposta accanto alle immagini di Hopper al Museo di Chicago, al Museo di Arte Moderna di Chicago. E io sono contento, ma perché sono contento? Devo dire che per dei mesi dopo ho pensato che a museo chiuso, i personaggi di Hopper, e lì ci sono i nottamboli, i falchi della notte, quella tavola calda, cioè che io penso che certe immagini sono come esseri viventi, quindi i personaggi della tavola calda di Hopper avranno visto queste ragazze maltrattate. Allora il cameriere anziano avrà preso dei cubetti di ghiaccio, li avrà messi nei tovaglioli per tamponare un po' gli ematomi delle ragazze, e anche quelle persone mondane avranno offerto i loro bicchieri, dice prendi un po' di liquore, un po' di whisky. Beh, questo, troppi film visti, insomma, ma io penso che qualche cosa rimanga sempre, e poi anche quando me ne hanno rimandate indietro, io penso che si ricordino, che i personaggi di Hopper ricordino ancora quelle ragazze che hanno visto. Io voglio fare una considerazione brevissima ad uso degli studenti, dei ragazzi, che è la ragione fondamentale per cui noi ci veniamo, no? Una cosa ha detto Tano, e io la dico sempre, la ripeto, è che ognuno di voi deve cercare i suoi propri maestri, che ognuno di voi deve... Qui molti di voi, dei ragazzi, si chiedono che sono nati, come si chiama, imparati. Gli artisti, i grandi artisti, non nasce nessuno imparato. Tu in ogni arte, nella musica, nella pittura, nella poesia, tutti hanno bisogno di maestri, e i maestri si devono andare a cercare. E uno deve, come dice Tano, ritrovare dove è lui, vedere che cosa lui deve essere, no? Non è che arriva un miracolo, cioè adesso io sono... Lui ha l'ispirazione. L'ispirazione. Che sono quelle fesserie tremende. L'ispirazione, cioè sulla storia dell'ispirazione, c'è una bellissima scena, una bellissima storiella. Picasso che dice, maestro, lei che ne dice dell'ispirazione? Ma quando verrà mi troverà al lavoro. Che vuol dire che non credeva nell'ispirazione, ma la cosa ancora prima di bella è che il grande Paolo Fraschi, che è stato un uomo di una straordinaria sapienza, morto nel 37, ucciso dai comunisti alle porte di Pietroburgo, dopo che l'avevano tenuto in un gulag per tanti anni, lo fucilano, e intanto che sta lui in questo gulag, che gli fanno fare delle cose, perché lui era uno scienziato, matematico, teologo, era tutto, viene definito il Leonardo del Novecento. La figlia gli manda, lui ha due figli, un sacerdote ortodosso, ma ha due figli. E
una lettera in cui dice: papà, come mi devo rapportare io con la meditazione, con la ispirazione? E dice: ma è semplice, devi fare come faceva Bach. E Bach che faceva? La mattina si alzava e si metteva a comporre la sua musica e andava avanti così. Poi quando finiva, un altro giorno riprendeva la cosa. Dunque questa ispirazione è il lavoro. Non c'è ispirazione se uno non si mette seduto. È lo studio. Ecco, dobbiamo partire da qui. Quando partiamo da qui capiamo la situazione. Allora, Tanuzzo, andiamo all'altra foto. No, allora io vorrei... Sì, sì, andiamo in un'altra foto, però mi è fatto venire in mente... Ecco, questa è una foto che è conosciuta. Quello che volevo dire del Conte Primoli, anche del Conte Primoli, però mi sono dimenticato, cioè, perché, ma ora verrà in mente. Adesso il Conte Primoli te lo ricordo. Sì, ecco che anche il Conte Primoli sapeva questo, aveva una nebulosa in testa che sapeva però che solo il lavoro sul luogo eccetera ti poteva far sviluppare quel pensiero che gironzava per la mente ma che non aveva forma e che prendeva le forme. Devo dire, quando scherzando ho detto che hanno cambiato le divise ai carabinieri perché le bandoliere per due secoli hanno permesso che noi potessimo fare delle belle immagini. E adesso non ce l'hanno più. No, gliele hanno tolto secondo me per la rabbia. Intanto tu l'hai fatta. Sì. Ma per cosa? Perché è vero che ogni immagine è fatta di elementi astratti, è fatta di linee, è fatta... Cioè, c'è questa ragazza, per esempio, che è tutta... c'è la realtà, perché poi c'è l'universo che è la realtà che ha pietà. Quando vede qualche fotografo in difficoltà, però lo vede che cerca, allora gli dà. Come vediamo qui che c'è una specie tra il volto della ragazza e la bandoliera bianca del carabiniere, c'è una specie di punto esclamativo chiaro, cioè che afferma ancora di più, richiama ancora di più questa cosa. Anche questo linguaggio astratto, il capire che quello che ci insegnano a scuola, immagini astratte, cioè c'è l'arte astratta e l'arte invece figurativa, contrapponendo queste due cose, non è vero. Tutte le più belle immagini sono astratte, anche se noi vediamo le immagini, sono fortemente astratte, se no non rimarrebbero. In questo io ho avuto la fortuna, come voi, di vedere anche le mostre di serie B, di serie C, di serie C. Una volta le ho viste con i disegni di un altro pittore, un americano che non è Hopper, ma quello che dico si può fare anche con Clay, la signorina con il cappellino, che poi si vedono le linee e sì, che c'è la signorina col cappellino. E lui ci è arrivato per astrazione, come c'è quel grande pittore che non mi viene, anche lui con una cosa della zia, con un ritratto della zia col cappellino, quello dell'action painting, Pollock. Io ho visto una mostra di serie C su Pollock che non potevano mettere i grandi quadri, le cose, e avevano messo gli schizzi e c'era una serie di schizzi con la zia che diventava poi un'immagine completamente astratta e si vedono i passaggi perché lui cerca. E in questo, se voi avete, se i giovani hanno ancora 5 minuti di bontà per ascoltarmi, tutto questo, cioè io quello che dico e tutte le mie cose che dico, pensa, no, ma lui è... perché metto insieme le immagini con la storia. Ora, quando è venuto quando l'umanità ha preso coscienza
che l'anima dell'immagine è astratta, ha preso coscienza a livello politico proprio, che vuol dire di popolo tutto, è stato quando stava arrivando al potere Hitler con le sue SS, con le sue SSA. E una volta io l'ho cercato, dice, ma lui deve avere scritto, invece pare, io ancora non l'ho scritto, non l'ho letto, non l'ho potuto leggere. L'ho sentito una volta per radio, perché il figlio di Klee, che non ha venduto mai un quadro del padre, avrebbe potuto vivere da straricco in Costa Azzurra, eccetera. No, invece lui lavora, ora forse è andato in pensione, per la televisione svizzera, e quindi conosceva anche la nostra lingua, per la radio, per la televisione svizzera, e ha raccontato una parte drammatica della vita del padre, che dice, Felix si chiama lui. Ha fatto un libro sul padre. E racconta però questa cosa, perché è un po' cattiva verso Klee, che non è cattiva, lui fa il cattivo per essere capito un po'. Allora lui dice, quando gli amici di mio padre si facevano uccidere per le strade, mio padre ha affittato uno studio come bello come non abbiamo mai avuto, lui dice abbiamo, perché Felix era figlio di Klee e della moglie di Klee, che suonava il piano. Klee trovava da lavorare, ma non sempre trovava da vendere, era lei quella che lavorava, che tirava avanti la baracca, e lui e il bambino viveva con il padre, che trovava da lavorare. Ma lui era anche musicista e si divertiva a suonare con la moglie. Certo, quando c'era la moglie, ma la moglie spesso era fuori per dei concerti, per delle lezioni. E allora abbiamo affittato, e mio padre era così intento a cercare le linee dei suoi quadri da non accorgersi delle linee che tracciavano i suoi amici quando venivano uccisi, e sui muri c'erano le linee dei cervelli, quando è che li mettevano il muro li colpiva la testa, quindi cioè, la linea dei ventri, no? E lui non si accorgeva, non è che non si accorgeva, secondo me Klee si era accorto che stavano strappando, e poi se avete pazienza vi dico, perché Goebbels, che era il ministro della cultura, ha scritto queste cose, stavano strappando il nazismo che stava rimanendo, l'anima delle immagini. Non era nemico delle immagini, era nemico delle immagini con l'anima, e gliele voleva strappare. Allora Klee e molti suoi amici hanno, in un modo ossessivo in quel periodo, rappresentato l'anima delle immagini, perché non venisse smarrita e persa. Come a me ricorda i monaci del Medioevo, quando, soprattutto in Irlanda, quando arrivavano i vichinghi, quei popoli del nord, che ammazzavano tutti, cioè, e tutto tornava indietro, e loro volevano salvare la scrittura. Infatti noi leggiamo di San Colombano, che in Irlanda chiamano Columba, e questo Columba aveva rifatto il giro dell'Europa a fondare conventi e rinsegnare a scrivere, perché avevamo perso questa cosa. Questo voleva fare Klee, eccetera. Quindi le immagini sono astratte, sono delle cose, delle rappresentazioni delle nostre anime,
che le nostre anime poi captano e capiscono molto bene. Qualche domanda? Adesso diamo un po' di spazio al pubblico, alle domande. Ai ragazzi e anche quelli che non sono ragazzi. Anche quelli che non sono ragazzi, perché i ragazzi di solito non fanno molte domande, no? Perché se le tengono un po' per quando saranno come noi vecchi. E quando saranno vecchi se ne dimenticheranno, perché arriverà il morbo di Alzheimer. Allora. Voce. E qui abbiamo dei microfoni, voi dovete venire qua. Ma io posso il microfono, sono il conduttore dell'acqua. Ecco, ora fai una domanda. Dai. Francesco, fai la tua domanda. Volevo dire la fotografia. La fotografia originale, quella adesso ci sta, quella a Ponte Garibaldi, giusto? Sì, sì. Io c'era a quei tempi. Sì. E quando hanno ammazzato a Giorgiana la polizia, che poi hanno messo anche una targa, adesso c'è una targa, ricordo. Sì, sì. Quello volevo dire. Mi ricordo bene perché io quel giorno c'ero. E Tano fece anche la fotografia, che quella invece è stata tante volte pubblicata sui giornali, ed è la fotografia del poliziotto. Sì, anche lei è esposta. Ah. Ecco, tutti. Ma falla vedere, facciamola vedere. C'è. Va bene. È una fotografia molto molto famosa, che è molto quella famosa. Che fece capire, fece vedere che aveva sparato la polizia. Sì, però metta quella immagine, non dia sì, però qui dobbiamo cercare di si facciamo una nota dell'immagine, perché sarebbe bello rivedere qualche altro. Qualche altro, no, fai vedere sì, qualche altro. Allora, però prima vorrei dire questo. Adesso vorrei dire questo, che dobbiamo guardare le immagini come al cinema, è una cosa quasi che sa di sacrilegio, perché le immagini si dividono in belle e brutte. Io non voglio mai dire a cosa si riferisce in particolare una immagine, per un semplice motivo, che è un ricatto. Se tu dici hanno ucciso una ragazza di 19 anni, come ho detto e non lo dovevo dire, non lo volevo dire, come dire, come fa uno a dirti che è un'immagine che è una cagata pazzesca? Io vorrei che si potesse dire, adesso si avesse la libertà, di dire è una brutta immagine, come se fosse un'immagine di tutti. Come anche per quell'immagine che quando si vede anche sui libri, eccetera, quella che c'è Cavallico, tutti dicono l'immagine del poliziotto. Allora io sono molto grato, sempre al museo di Chicago, a cui veramente, con delle parole romane, non gliene può fregare di meno della polizia nostra, dei nostri ministri degli interni, dei nostri guai, eccetera, ma se fanno vedere un'immagine è perché è una bella immagine. Che dice che cosa? E questo sì, che è un linguaggio internazionale, purtroppo si vede dall'immagine che c'è sotto un imbroglio. Da come? Dagli angoli delle membra. Allora andiamo a cercare disperatamente. La signora del pubblico ha detto, Divo ha chiesto di vedere più immagini. E allora, visto che c'è una gentile richiesta... Allora, signora, facciamo 50 centesimi ogni immagine che vede, come il jukebox. Tu vuoi parlare? Una domanda. Sì, ecco, intanto devi certo. Forse intanto. Allora, Tano, per collegare, diciamo,
anche il conte primo lì alla tua fotografia, sì, e a quella, diciamo, contemporanea. Sì. Quanto influenza la tecnica, nel senso che primo li fotografava probabilmente col cavalletto, sì, tu con la reflex e poi probabilmente anche con il digitale. Oggi c'è Photoshop. Quanto la tecnica influenza la fotografia? Dunque, allora, lo so che è un'immagine, anche qui venderò molti. La tecnica è importantissima. Cioè, perché è importantissima? Io vorrei dire, basta essere un uomo o una donna di sinistra, con grandi ideali, eccetera, vai lì, schiacci il bottone e ti viene un'immagine di sinistra con tanti ideali, queste cose. È una sciocchezza, cioè nel senso, tu sei di sinistra, hai grandi ideali, la macchina non lo sa, la realtà non lo sa. Quindi con quello che si chiama mestiere esercitato così tanto che diventa inconscio, in automatico devono andare. In questo ci vuole una tecnica sovrumana, bestiale, esercitata, che era quello che mi teneva lontano dal mestiere. Io non volevo fare questo mestiere, non me lo... Ma perché? Perché intuivo che mi avrebbe distratto dalla vita. Per scherzo io dico, le immagini distraggono, cioè se dobbiamo parlare insieme, vediamo le immagini, abbiamo chiuso. Distraggono le immagini, non posso più fare un pensiero di senso compiuto perché le immagini rubano l'attenzione e vanno per lì. Allora che cosa c'è? Ci vuole una tecnica immensa. Io non entro in queste cose del digitale, delle cose, sono tutte sciocchezze, va tutto bene. Cioè se uno ha una bella immagine da mostrare, o è fatta con la pittura, o è fatta con il graffito murale, o è fatta con il teatro, è fatta col cinema, con la fotografia o con la televisione. Cioè che tu dici, c'è la televisione? No, la televisione è un mezzo bellissimo. Il digitale, tu dici, io purtroppo non lo uso mai. Ma perché non lo uso mai? Perché non ho clienti che vogliono delle immagini in tempo reale. Anzi, per essere più preciso, non ho clienti. Quindi che io usi dei mezzi molto rapidi. No, io faccio un lavoro nell'estate, poi in autunno forse si svilupperà e le stampe verranno per l'estate prossima e nessuno si accorge del ritardo. Ecco questa cosa qui, che era appunto di togliere il ricatto della realtà, dice questo è la gente, no, facciamo conto, questo è un generico di Cinecittà, come diceva un grande maestro per me, che è stato Tazio Secchiaroli, grande maestro, suggeritore di Fellini, queste cose, e diceva Tano passa da Cinecittà, l'ho visto io, la mattina assume le comparse, le porta in giro per le periferie e fa le sue foto. Beh, io se avessi avuto i soldi forse guardate che l'avrei fatto, Allora non avevo i soldi e mi accontentavo, tra virgolette accontentavo, del reale, rappresentato però come al cinema, senza ricatti. Un'immagine doveva essere bella o brutta, anche se dietro c'erano chissà quali drammi, i drammi si dovevano intuire, ma ci voleva grandissima tecnica. Oserei dire che ci vuole grandissima tecnica. Che la tecnica è importantissima anche per, come me, sfruttare tutto quello che c'è. Se non c'è luce, allora farne un pregio. Verrà una foto scura, funerea,
qualcosa del genere, cioè farlo parlare. Non c'è luce, la facciamo parlare. C'è la luce di mezzogiorno, la facciamo parlare per raccontare quello però che vorrei raccontare io. Forse ho divagato troppo, ma il senso penso di averlo detto. Cioè che la tecnica occorre, cioè questa cosa dell'improvviso, che occorre il mestiere, per questo quando io parlo dei miei maestri, i maestri sono due grandi maestri, però ne ho avuti tantissimi altri di mestiere, maestro, che erano i paparazzi romani, che mi hanno insegnato a scegliermi il mio attimo. C'era Tazio, maestro dei paparazzi, archetipo dei paparazzi. Le poche volte che noi eravamo insieme e stava per arrivare una mia immagine, lui mi batteva col gomito, perché lui ripercorreva e dice: è l'immagine che sta cercando l'imbecille, ma non era la sua. Quindi lui mi prendeva in giro così, dice: guarda che sta arrivando la tua immagine. Diciamo che la... Sì, prego. Posso fare una domanda? Sì. Allora, mi scuso, sono arrivato veramente tardi, però ero molto curioso, ho letto tardi sul Corriere di questa. Allora, mi interessava da un punto di vista personale avere una sua idea sul rapporto con Primoli. Cioè voglio dire, il conte Primoli è un uomo... Non, immagino non di sinistra, certamente non è un militante. Non lo sappiamo destra e sinistra. È un uomo che dà una posizione di quello che di privilegio e di benessere, si è interessato alla realtà, giusto? Sì. E l'ha fotografata. Sì. E questa realtà è arrivata a noi. Poi c'è, diciamo, la fotografia militante, quella che lei ha esercitato, diciamo, no? Che è una fotografia, diciamo, che a monte c'ha una certa sensibilità per dei valori umani e quindi una certa attenzione. Quindi in che modo può fare una considerazione su questo diverso approccio? Glielo chiedo perché io negli anni 70, non essendo né di destra né di sinistra, perché avevo studiato in Texas, in Georgia, nelle scuole americane, quindi mio padre poi è un pilota militare che è caduto il fascismo, diciamo, si è trovato in una realtà che non era quella in cui era cresciuto, aveva 21 anni, per cui non avevo nessuna idea del dibattito politico, della realtà politica italiana negli anni 60 e 70, però abitavo a Napoli, studiavo a Napoli, ero arrivato lì a 18 anni e vedevo questo movimento dei disoccupati organizzati che nasceva in quel periodo e io per 2 anni li ho seguiti e ho fatto un lavoro in progress che si chiama O Lavoro, che a un certo momento è stato cavalcato dal gruppo dei marxisti-leninisti che hanno creato il comitato dei disoccupati, che mi dicevano chi doveva essere escluso, tipo Mimmo Pinto, perché era andato in Parlamento cavalcando i disoccupati. Però io ho fatto quel lavoro che poi ha girato molto perché è una documentazione del primo gruppo dei disoccupati, quelli di Vico Cinque Santi. Non avevo certamente un'impostazione politica o ideologica e mi sono sempre domandato: ma io mi posso vantare di essere una persona di sinistra perché ho fatto un lavoro di cinema militante? Penso di no, perché non c'era dietro un... c'era solo una sensibilità umana verso delle cose che succedevano. Ecco, la problematica così, in maniera un po' confusa, era questa. Quindi la domanda tra lei e più. La domanda è molto bella, queste cose qui, eccetera, i ricordi affiorano. Io penso questo, come scritto sul Vangelo, che non importa quale fede e se uno ha una fede, bisogna vedere le sue opere, bisogna vedere le immagini. Ora,
quando lei parlava a me sono venute in mente le immagini di quel tempo e di un signore che si chiamava, mi sembra Peppe, che chiamavano il poeta. Di mestiere lui faceva il posteggiatore abusivo. E io lo raffigurai una volta che siccome il sindacato, quello vero, non vero, quello potente, non voleva che esistessero questi, allora non li facevano parlare. E una volta c'era un comizio sindacale, un grande comizio sindacale in una piazza e i disoccupati volevano che un loro rappresentante potesse parlare. Il rappresentante era Peppe, che scriveva le poesie facendo il posteggiatore. Allora in questa immagine si vedono loro tutti quanti stretti stretti che premono sulla polizia e sul servizio d'ordine sindacale per entrare nella piazza, e premono così tanto che Peppe, che è il loro delegato, diciamo così, che deve parlare, sembra che esca da questa folla tutta fitta fitta, esattamente come un tappo di champagne. Ora, se trovo l'immagine, la vediamo, così che la signora è contenta anche, e vediamo se possiamo pescarla. Intanto, Tano, io volevo dire un'altra cosa, almeno sfugge assolutamente al fatto che questa è anche una lezione fatta per gli studenti. Certo. E allora, quello che ha detto Tano lo dovete ricollegare a quello che abbiamo scritto nel libro. Spesso, ha scritto Tano D'Amico, i reportage dei nostri giornali non sono altro che capuccianti atlanti di orrori. Eppure di questi drammi continuiamo a sentirci lontani. Nessuna di queste immagini ci rende realmente inquieti. Si tratta di una montagna di fotografie che hanno un effetto essenzialmente anestetizzante, che, dice D'Amico, lasciano il mondo come lo trovano, dove i padroni del mondo appaiono sicuri di sé e gli altri sembrano essere pesci dentro una rete dalla quale, si sa, non possono uscire. C'è una frase di Tano D'Amico che aiuta a capire il punto di vista del fotografo, quello dal quale muove. Non mi piace la parola legalità. Non vado pazzo con chi si identifica nella legge, con i magistrati che hanno sempre giudicato l'omicidio delle mie sorelle e dei miei fratelli. Legali per chi? Ma me lo chiedo per i periodi in cui ho dovuto lavorare nel mio paese abusivo. Mi erano state ritirate le carte, le tessere, i lasciapassare. La mattina uscivo con la macchina fotografica sotto la giacca, mi guardavo intorno prima di tirarla fuori. Non ero in regola, mi sentivo come i saltimbanchi, i guitti, eternamente abusivi, illegali, clandestini. La mia legge era la coscienza. I miei migliori lavori sono nati nonostante la legge. Non hanno mai avuto il timbro della legalità. Sono quasi finito, eh? Ah, tutto il lavoro fotografico di Tano D'Amico, andando al di là di ciò che è consentito dalla legge, mira a stabilire la dignità degli umani in quanto umani. Già dai tempi del quotidiano Lotta Continua, in cui egli fu un preciso punto di riferimento nell'immagine, nelle immagini di Tano D'Amico, ordine e disordine si combinano in una maniera perfetta.
e vanno sempre al di là della pura bellezza compositiva. Egli mostra la bellezza degli ultimi e della lotta, perennemente in netta contrapposizione alla marea di immagini che vengono fatte circolare nei mezzi di comunicazione, tra virgolette, e di propaganda del potere istituzionale. La fotografia di Tano D'Amico è l'unica fotografia autenticamente sovversiva, anche quando semplicemente riproduce un volto o un abbraccio. Aspira infatti a restituire dignità a coloro che ne vengono esportati dai grandi mezzi di comunicazione. E questo è per me il punto saliente del lavoro di Tano. E ci sono tanti lavori che sembrano come quei due operai che si abbracciano, e dove questa umanità vinta, diciamo così, marginale, ritrova dignità, è umana, è l'umanità vera. Questo è, ecco, su questo metterei che i ragazzi portassero la loro attenzione. Non è che per fare vedere, per essere un fotografo rivoluzionario, basta che fa vedere con gente che spara o che grida. Ecco, adesso lui risponda, rispondendo al caro amico che ha posto una domanda, dirà altre cose. Già ho cominciato a dire che cos'è di destra, di sinistra, cioè questa è un'immagine di quegli anni, di quella... che cos'è di destra, di sinistra. Allora, posso gettarmi in questa cosa che volevo dirla per prima, se voi avete la pazienza. Io penso che esista nel mondo e in tutti quanti noi una specie di minimo comune denominatore culturale che ci accomuna tutti e che permette che capitino le cose più tremende senza che noi scendiamo in strada e tenendoci per mano urliamo tutti quanti insieme. Non capita mai. E che cos'è che ci tiene a prendere? È un minimo comune denominatore che accomuna tutti, carnefici, vittime, cose, eccetera. Questo comune denominatore però non è fisso, si può spostare. Il denominatore che accomuna tutti si può spostare verso il bene o verso il male. Allora esistono miei colleghi autorevoli, eccetera, che hanno tentato di spostare questo comune denominatore verso il bene e non sono stati mai tanto felici. Altri che l'hanno tenuto fermo e hanno fatto delle fortune immense. Altri hanno tentato di spostarlo verso il male. Ecco, io penso di essermi sforzato, come molti, di spostarlo verso il bene. E prima, quando parlavo di Primoli, lo volevo dire, anche Primoli di fatto ha spostato il suo anche, cioè le sue immagini sono quelle che vengono prima, le immagini di Milano, le immagini poi dell'inizio del secolo, delle grandi lotte per le otto ore, delle tappe di Giolitti, queste cose. Qui si vede, per questo ho detto, è un intellettuale di prima delle giornate. Cioè, si vede che il denominatore culturale dopo Primoli è diverso. Dove si vede? Nelle sue immagini. Ecco, io amo le immagini perché raccontano tutto di un'epoca. E per la domanda che ha fatto il signore, io non lo so, cioè, io non mi sono mai posto il problema di pensare di uno è di destra o di sinistra, dipende da com'è che si comporta. Da quello che si vede nell'immagine. Da quello che si vede nell'immagine. E un esempio lo possiamo fare qui, perché magari se no non lo sanno, Tano è stato sempre nel movimento della sinistra, diciamo così, riconosciuto, noi l'abbiamo sempre riconosciuto. Ma un giorno, non so quanti anni fa, nel 97 mi pare,
dovevano fare il catechismo del pericolo. Ah, beh, questo. Questo è un esempio veramente cosa. Il catechismo, un giorno ha telefonato un signore che non era altro che Ruini. No, non era. Cioè era, doveva essere qualcuno che lavorava, però c'era Laura, mia moglie, che mi teneva già. E io leggevo CEI. E sarà la cooperativa edili italiani che vorranno le foto gratis e un nobile scorrevole con Laura che diceva guarda che questi chiamano sempre e io ero sempre fuori in quel periodo, diglielo, li chiami perché c'era il numero a fianco, li chiami e gli dici che non vuoi rispondere, allora io faccio il numero ed è il centralino della CEI. E dico, mi avete chiamato queste cose? Dici, ah sì, queste cose. Insomma, per le foto del catechismo. La Chiesa non aveva mai usato le fotografie in un documento dell'ufficialità. Mai. Non le aveva. Infatti poi racconterò questa parabola solo perché Diego... allora, c'è... Il Monsignore che si occupava, voi no, se non seguite non lo sapete, nemmeno io lo sapevo, che la Chiesa a un certo punto ha cambiato il suo modo di insegnare e lo ha cambiato, l'ultima volta che l'aveva cambiato è stato nel Concilio di Trento, la Controriforma. E poi pensano di cambiarlo ancora, infatti c'è questo signore con cui parlo dice, che mi annuncia questa cosa e dice noi abbiamo cambiato il catechismo, ma vuole leggerlo e mi mette le bozze, saranno state, non so, 1000 pagine, 500 pagine. O di meno. Posso, no, ma ne bozze più. E io dico... No, cosa se mi vuol dire? Allora lui dice, lei sa che la Chiesa Cattolica ha un patrimonio di immagine, cioè, te credo, cioè, certo che lo so. E penso, ma da me che cosa vorranno? Cioè, hanno già il patrimonio di immagine, cioè, poi arriva il punto, da lei... Vorremmo le 10 grandi immagini che introducano i 10 capitoli del catechismo. Poi non sono 10, sono 12. Allora, le grandi immagini che c'è l'elenco, lui mi dà l'elenco dei titoli, io scorro questo elenco. E dico, mi scusi, non è per indifferenza, anzi per troppo scrupolo, ma fare l'immagine dell'incontro con Cristo, e il primo era l'incontro, l'ultimo la passione di Cristo. Io immaginavo un Vangelo secondo Matteo, in 15 giorni non lo potevo fare, senza attori, senza cose, eccetera. E gli ho ridato il foglio e dico, scusi. Non riesco, no. Al che lui dice, non dica no. E mentre io me ne stavo andando, dice, ci pensi, io aspetto per qualche giorno, perché lei il lavoro lo ha già fatto, ci pensi. Cioè, io pensavo che il mio lavoro fosse tutto apparso su volantini, cose, eccetera. La Chiesa, bisogna dire, la sua saguerfe, guardava anche queste cose e mi dice lei il lavoro lo ha già fatto, allora io rimango qualche notte, ci penso dormendo e poi gli porto 20 immagini e bisogna dire che vengono accettate tutte 20, qualcuno viene messo di qua e di là e lui mi dice guardi ci sono anche le agenzie cattoliche, noi dobbiamo mettere una o due foto loro,
insomma significanti, e va benissimo. E poi mi chiama a casa dopo qualche settimana e dice: mi scusi, io volevo che la copertina fosse anche sua. E io lo fermo, dico: lo so come vanno certe cose, perché tutta la mia vita è stata che sì, per le mie immagini io entro in ambienti a me sconosciuti, tutti rimangono, ma sempre lì. E poi l'ambiente riprende, infatti io quando scherzo sulla mia vita e sul mio lavoro, dico che sono andato fortissimo in numeri zero, fortissimo in numeri uno, cioè molte riviste sono uscite con un mio reportage nel numero zero, che è quello che serve a raccogliere la pubblicità, e poi si rinsaldano i loro legami culturali con le loro e basta, ma ci ho fatto il callo. Quindi anche quella volta, cioè quando questo dice io mi scuso perché avrei voluto, ho detto: guardi, lo so come vanno le cose, esistono i raccomandati in ogni ambiente, c'è un silenzio dall'altra parte che interrompe questo monsignore, dice: beh, raccomandato Duccio, mi sembra un po' troppo, Duccio, il pittore senese, Duccio, dice, e la copertina è di Duccio, ci potevo stare, cioè, dice, raccomandato. Ecco, Duccio. Una cosa, io avevo voluto dire questo anche perché i ragazzi lo capissero, cioè un autore ha la forza nelle proprie immagini, e destra, sinistra, centro, cattolico, no? Il fatto è questo, cioè, per esempio un'altra cosa, come quello della Chiesa, questo mi capitò nell'80, che è una delle storie più belle della mia vita, perché ci sono tutto quanto io con le mie frescate, con i miei errori, queste cose. Una telefonata del PC, il partito che era come la Chiesa. Io mi ero già compromesso con il movimento del 77, a livello che i miei stessi compagni, e l'ho saputo adesso dopo 40 anni, mi hanno tradito, cioè, ora perché riandando per un'intervista a un episodio della mia vita che ricordava anche Diego, in cui un ufficio governativo mi toglie i documenti che servivano per lavorare. Allora io ero così sorpreso, così addolorato per questa cosa, che ho detto: perché? Allora mi viene fatto vedere, mi viene aperta una cartelletta sotto gli occhi, viene girata dalla mia parte, e io vedo un foglio scritto a mano. E la persona che me lo fa vedere lo chiude subito dopo e mi dice: non le ho fatto vedere niente. Io ho detto: signora, non ho visto niente. E per tutta la vita, 40 anni, ho pensato che fosse un'informativa della polizia, queste cose. E in un'intervista che mi hanno fatto qualche mese fa, l'intervistatore, che era un giovane, mi chiede: perché? E io chiedo: perché che cosa? Perché le è stato fatto vedere per un secondo? E lui continuava a ripetere: perché? Allora io ho dovuto riflettere su perché. Era così breve il tempo che non avrei potuto leggere questo, ma vedere la calligrafia, sì, e la polizia, i servizi segreti, eccetera, scrivono a macchina. I carabinieri anche si vedono al cinema mentre vanno così. Quindi anche questi signori che mi hanno tolto, a cui sembrava, secondo me, anche loro un po' troppo,
Poi è vero che io uscivo con la macchina sopra la giacca, eccetera, ma devo dire che la polizia dell'epoca, che mi odiava, eccetera, però si vede che mi sembrava, non hanno mai detto vieni qua che ti perquisiamo, mai. E io continuavo a seguire i processi, le cose, non avendo un pezzo di carta, come si suol dire. Allora che cosa volevano dire? E io mi sono rifiutato per 40 anni che una persona vicino a me, che aveva autorevolezza verso gli uffici del governo, gli uffici che riguardano la stampa dello Stato e del governo, aveva scritto qualcosa che ha provocato questa storia. Quindi qualche persona vicino a me, allora io sono andato, erano i primi giorni del governo Craxi, per qualche mio compagno che era consigliere del primo ministro, e meno male che non ho capito chi è, ma questo per quanto si chiama. È una cosa orribile, bruttissima, che c'era in quegli anni. Che cos'è che c'è stato poi? Come una linea serpeggiante che passava per ogni ambiente, che divideva i cattivi e i buoni. E bisogna ammettere che i buoni erano quelli che indicavano i cattivi. E tu per essere buono, io non l'ho fatto mai, ma qualcuno per essere buono ha indicato quelli che erano cattivi. Voi l'avete dimenticato, eccetera. In quei giorni c'era il 7 aprile, che voleva dire delle retate che sembravano a caso, retate di massa. Ma ripensando a tante cose, erano i buoni che avevano indicato i cattivi. Retate di massa, e poi delle persone sono state in carcere. Meglio non prendere la pagina del 7 aprile, perché è una pagina così triste. Cinque anni e mezzo e poi sono stati assolti. Cinque anni e mezzo. È una delle pagine di vite più delle persone della storia del E io ricordo anche lì, buoni e cattivi, i miei colleghi che mi dicevano ma qualcosa devono avere fatto. Io li ho sempre difesi e andavo tutte le mattine quando sono comparsa davanti ai giudici. Questo per dire che le brave persone, le cattive persone, in ogni ambiente. Allora, una volta, cioè che io, sai, prima faccio le prove con un giornale, passo un giornale, me lo fanno pensare. Allora, passo due, tre, da, tutte le mattine portavo la mazzetta dei giornali e i carabinieri di guardia fitti lo vanno lo sanno. E io faccio di qualcosa. Che è invitato qualcuno. Allora ricordo che potevo portare anche il caffè tutte le mattine, cose che nessuno fiatava. Una mattina vado per portare il caffè e un carabiniere mi dice che fa? E allora gli altri gli dicono lascialo. E il faccendiere, se vuoi in quei primi anni 80, il faccendiere della DC era quello, il faccendiere, e il faccendiere con un tono scherzo, come dire, lo sapevo che non gli portavano le che non gli portavano le lime dentro i giornali. Ecco, anche qui devo dire, oppure quelli che io seguivo il processo 7 aprile senza avere titolo. Io non avevo un pezzo di carta che mi garantisce, allora hanno fatto finta che io fossi esattamente come prima. Di questo devo dare merito. Cioè, come dire, le canaglie esistono, le canaglie di destra, di sinistra, esistono gli uomini buoni di destra e sinistra. Non lo so, anche fra le forze dell'ordine abbiamo conosciuto soltanto di sinistra. No, ma questo per dire se c'è qualcuno che
Vabbè, ma la signora aveva chiesto di vedere altre immagini, adesso... ne hai tirata fuori una. Questa è un'immagine che mi piace, perché io voglio, come intendo io, tutti i luoghi comuni. Io non ho mai potuto vedere gli operai che fischiano. Cioè, questa cosa mi ha dato sempre fastidio, che uomini di 40 anni, eccetera, fischino con i bambini, sempre. Non avevo mai fatto una foto a quelli che urlano, fischiano, o che battono sui tamburi. Cioè, sei qua in piazza, racconta ai passanti i tuoi drammi, i tuoi problemi, mai. Però vedo una volta che un ex operaio ha portato a fare conoscere ai suoi compagni il suo bambino. E allora gli operai si compongono a fianco del bambino proprio per espormi il bambino e usano i fischietti, i tamburi di latta, eccetera, per l'unica cosa, le bandiere di quel tipo, per l'unica cosa per cui secondo me devono servire, per divertire i bambini. E questa immagine ebbe successo, poi è successo per gli operai e per le date è questa la mia immagine, che la madre del bambino dice no, Tano ha sbagliato a mettere la data, perché lei che aveva fatto il bambino sapeva forse che era un po' più piccolo a quella data, e forse era un po' più grande, un po' più piccolo. Allora il figlio, che ora è un tecnico di computer su 50 anni, ha continuato per tutta la vita a dirle, quando lei diceva Tano ha sbagliato, a dire fra te e Tano io credo a te. Noi pure crediamo a te, Tano. Vabbè, insomma, se immagine non le vuole tirare fuori. No, hai visto come tirare fuori, ho fatto vedere tutto. Comunque sono tanti libri, tante cose. Ecco, come le immagini, quello che cercava prima, come le persone si compongono con le piazze. Qui siamo in una piazza di Bologna. Primoli cercava San Giovanni, Santa Croce, come con i resti romani. Ve ne faccio vedere una io di Tano, molto famosa, San Basilio. Questa qui. Ecco, che non è San Basilio, anche perché la verità è un'altra sempre cosa. Forse io l'ho scritto anche. No, ma vedete, qui non c'è scritto l'eterna lotta per la casa. Come sono tenuto Genzano. Male. Genzano di Roma. È giusto la data, sì. Vedi io. E poi anche questa signora con cui non sa. Questa qui, vediamo se è sbagliata. Ora per raccontare. Roma. Dove sono andate, non lo so se voi conoscete una fotografa che si chiama Diana Arbus. Beh, sì, la conosco. Sì. Allora, io feci questa immagine, la feci questa, la data è giusta perché è durante l'anno delle grandi rivolte nelle carceri, e c'era un gruppo di donne preoccupatissimo per la sorte delle persone lì dentro, perché chiaramente non avrebbero passato liscio, no? E sono molto preoccupato. Questa è una mia foto che ebbe un tragico destino, cioè la prima volta che compare sulla prima pagina del mio giornale, e compare mutila, cioè nel senso... Il mio giornale è lotta continua. Che l'ultima donna sulla destra è tagliata, cioè non la mettono in immagine. Allora io salgo dalle grafiche il giorno dopo e con molta calma dico, ma scusate, se c'era lo spazio, perché avete tagliato un pezzo dell'immagine? La risposta delle grafiche è che non sempre le donne sono la parte gentile del genere umano, è stata perché aveva troppo un bel culo. Cioè questo è come in un'osteria di un angiporto, cioè di qualche porto dei Caraibi, avrei immaginato una risposta
una risposta simile. Allora, d'accordo, ero così indignato che me ne sono andato e Adriano Sofri, che tu conosci, mi incontra, che doveva avere un muso così, dice: che cosa è successo? Mi ha detto: niente, una porcheria schifosa, hanno tagliato, dice, l'immagine era questa, il tema, hanno tagliato una porcheria. Allora, lui va dalle grafiche, io ho sentito delle urla pazzesche, eccetera, ma si archivia questa cosa nella mia mente. Da un po' vede, e io vedo quando una immagine colpisce, che colpisce. Da un po' sull'Europeo, che era una lista, compare invece la donna con la borsa. La donna con la borsa che si mangia le unghie e che illustra, c'è una pagina intera con questa signora, a fianco c'è il titolo del pezzo. Il titolo era La solitudine della donna. Ma per carità, insomma, non sono andati a dire queste cose. Dopo qualche anno, ed è proprio in concomitanza con la sentenza del 7 aprile, questa cosa che, in cui vengono assolti, però nella sentenza si dice questo: e quelle persone, che è molto poetica, la sentenza, e quelle persone, come dire, si liberano questi, che sono gli intellettuali, e quelle persone che per la prima volta si sono affacciate sulla soglia della storia debbono essere ricacciate là da dove vengono, nell'immondezzaio della storia. Sai quelle cose che tu le senti e le porti a casa? E proprio in quei giorni si apre a Roma una mostra di un grande pittore, su cui io su questa mostra avevo puntato per riprendermi, perché la sentenza del 7 aprile, tutte le cose, io che lavoravo come un abusivo, cioè di morte in questa mostra, perché il grande pittore era quello che conosciamo tutti, io non faccio il nome, quello delle periferie romane, dei gasometri, delle cose, è roba mia, perché i suoi padri mi hanno accompagnato dalla nascita in poi, cioè quelle cose che sembrano di famiglia, cos'è? Allora vado a vedere questa cosa e nella prima sala, Villa Medici fa le mostre in due grandi sale, che erano le stalle, le palle. Allora, in una grande sala il pittore prendeva in giro i personaggi di Dianobus, che aveva fotografato quelli che nei suoi anni erano dei mostri, gli omosessuali, le persone un po' deboli di mente, cioè tutto questo tipo di persone. E lui proprio le dileggiava. L'omosessuale che nelle immagini di Dianarius compare con i bigodini nel salotto della sua casa, nelle immagini del pittore compare appoggiato a una macchina con delle parti del corpo, nelle foto di Dianarius, ecco la vestaglia, con delle parti del corpo esposte, tipo in libera vendita, sul bordo di una strada, come carne in vendita. Allora, io inorridisco per come ha raccontato le immagini di Dianarius, che si possono amare o no, io le amo, ma insomma ha pagato il suo modo di vedere, si è uccisa, e si sono accorti che si è uccisa dopo, non mi ricordo se 40 giorni, 40, che c'è traccia anche di Kubrick, che era un suo compagno di scuola. E allora io dico, scappo nell'altra sala,
E lì mi sembrò di essere uscito di testa, proprio di essere impazzito. Cioè, e infatti ho detto no, scappo, compro, scappando compro il catalogo e lo apro tra 24 ore. Allora scappai, perché scappai? Perché come dileggiava nella prima sala delle immagini di Diana Arbus, dileggiava le immagini mie nell'altra sala. Bisogna dire tra parenti, essere preso in giro insieme a Diana Arbus. A Villa Medici. Però ero amareggiatissimo, come dire, vedi, c'è tutto il mondo che si vuole disfare di un certo modo di vedere, vuole esorcizzare. Allora io andai a casa, aprì il catalogo dopo 24 ore e l'immagine più mostrizzata era questa. Allora, dai, queste tre donne vengono tutte e tre tolte dal loro contesto, esattamente, questo era un bravo pittore, le riproduce proprio bene, con la borsa bianca, queste cose. E invece del carcere ci mette a fianco una mucchiata di corpi maschili, femminili, una mucchiata molto larga. Ecco queste cose. Questo per dire che c'è un odio verso certi modi di vedere che ha lambito anche il conte Primoli, che secondo me nelle sue cene e nei suoi pranzi più intimi si serviva di quei cartoni per almeno con le più, come mostre mobili per le persone più vicine a lui e più care a lui. Dice almeno non mi tireranno le pietre e le cose. Ecco, questo per dire che noi siamo un paese reazionario e questo si vede nelle immagini. Io non ho lamentele, ma per carità, poi di me parla bene anche il Corriere della Sera, ma non dice che non ha mai usato una mia immagine, ma parla bene. E parla bene. Beh, molto, molto. Tante volte l'ho fatto e... No, ma sempre. Ma però è questo, che c'è verso certe immagini una specie di occhio, verso un certo modo di vedere, che tendono ad abbracciare anche chi è escluso, perché o ci salviamo insieme tutti o si muore insieme, come stiamo per fare. Con questa nota di ottimismo e di speranza... No, è vero, dice, guarda, è vero che io vedo da un anno all'altro, proprio negli indumenti che mi metto addosso, che certi indumenti non mi mettono nemmeno più, cioè nel senso che non c'è più il tutto. C'è l'ombrello che si usa per poche volte. Io ricordo in novembre a Roma che sguazzavo nell'acqua sempre, che maledicevo tutti i novembre. Ti ricordo? Erano novembre di Dio. Come dire, è cambiato il clima, quindi tra poco non avremo più il cibo, lotteremo. Questa è la ultimissima parte, dimenticata. Che avremo cibo, che azzanderemo gli uni con gli altri. Cibo, magari avremo un po' più caldo, ma cibo forse lo avremo. Il problema era che tipo di cibo ci arriva. Speriamo non ci arriva quello che mangiano gli americani. Bene, allora grazie di essere grazie. 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 Grazie.